Ciao ragazze, allora nuovo video, come promesso da prima che vi faccio il video What's my bag, ovvero cosa c'è dentro la mia borsa. Dunque, allora, premetto che è un po' disordinata la mia borsa perché vabbè, sono un caso a parte io. Comunque, se vi piace questo video, mettete un like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina. Nulla, cominciamo. Buona visione. Allora, questa è, come vi ho fatto vedere prima nell'altro video, chiacchiericcio e non solo, outfit e make up della domenica. Questa è la mia borsa, quindi what's my bag, cosa c'è nella mia borsa. Questa è la mia borsettina, come potete intravedere dal video. E come prima cosa comincio a tirare fuori il portafoglio, eccolo qua, sorte cose, documenti, non ci bisogna che ve lo spiego. Ah, mi ero dimenticata che dentro qua c'era la cover, ma mi ero dimenticata che l'avevo anche messa qui, quindi vabbè, nulla qua dentro qua. Ecco, questa è la cover del mio telefonino con cui sto registrando, anche se non ne frega nessuno, ma lo dico. Poi un'altra, sì vabbè, ciao, un'altra mascherina, come potete vedere, e poi ci filo tutto dentro. E un'altra cover di un altro telefono che oramai, vabbè, no comment. Non so dove mettere queste robe. Un'altra mascherina con dentro un porta, anzi questo è un porta mascherina con dentro una mascherina, eccola qua. Poi non so per dove metterci la roba, faccio i sporchi e non so perché li faccio sempre vedere, vabbè. Una busta che può sempre essere utile, ma qui ridiamo perché è meglio ridere. Uno scontrino che io non so cosa ci faccio, però vabbè. Ah sì, perché avevo acquistato delle cuffiette, vabbè, dettagli. Quanto ho speso per le cuffiette? 13 euro, eh? 13 euro, eh? 99, vabbè, un po' caruccio, ma ne valeva la pena. Poi il bastone del selfie, eccolo qua. Poi no, altri, mamma mia, altri scontrini che non so perché ce li ho tutti qui, vabbè, buttiamoli. No, aspettate, io la colgo perché non sopporto il disordine. Attendete un attimo. Ok. Dunque, faccio le sporchi, non me ne faccio niente e li metto tutti qua, che io non so perché lì. Oh, vabbè. Allora, agendina, eccola qua, un'agendina buffettosa, sì, buffettosa. Poi cos'altro c'è qui? Un'altra porta mascherina, un'altra stoccina, volevo dire, non so più parlare. Poi un altro, come chiamarlo, bravissime, un altro portafoglio, non devo dirmi, un altro portafoglio, sì. Questa è Londra, vedete, Londra e Roma, c'è tante città qua, forse scritte Londra o Roma, o è Londra, no, è Roma più Londra, vedete, sì. Ecco qua, vediamo cosa c'è qui dentro. Ah, non so se si intravedono spiccioletti, sono diventata ricca, ricchissima, sto scherzando ragazzi, prendiamolo con uno scherzo. Poi cos'altro c'è? Allora, fazzolettini che ci possono sempre servire, un'altra agendina perché anche questa non si sa mai, le chiavi di casa che poi devo mettere al suo posto perché non ci fanno niente qui, non so perché, vabbè, stavo entrando alla Santa Messa, quindi ovvio oggi. Comunque, a proposito, non ve l'ho detto prima, buona domenica, in quel video che ho registrato prima non ve l'ho detto, ve lo dico adesso. Yves Rocher e Bellezza de Monos, cos'è? Ah, hand, ovvero per le mani, igienizzazione mani per le mani, sì, ma va, se non lo dici non lo sappiamo. 30 ml di prodotto, ecco qua, Yves Rocher, molto buono. E tra
tra l'altro è molto delicato per le mani, cosa che a me mi piace questa cosa. Allora, un'altra pennina, vedete, che può sempre servire quando devo scrivere qualcosa. Poi un altro bustino di fazzolettini, un dentifricio della, cosa sei tu, Parodontax. Poi un'altra crema Manuzze, poi un altro spazzolino, anzi uno spazzolino, che è un altro, uno spazzolino portatile, perché non si sa mai che c'è un mini spazzolino da size, come si dice, in mini size, vabbè, di questi per viaggiare, perché io, ogni volta che io vado al dentista, prima, se faccio colazione fuori di casa, devo sempre lavare i denti, non si sa mai, quindi voglio evitare di bisticciarmi col dentista. E ciao Joe, sinceramente. Poi, e comunque io a lavare i denti non sono tanto il massimo, perché sono una chiarica, devo dire la verità, sono una merda, però almeno i denti me li lavo, non benissimo, ma faccio il mio sporco lavoro, provo a lavarli bene, ma ogni tanto qualche carie esce fuori, quindi va bene, lasciamo perdere questo discorso perché mi urta un po'. Poi salviettine intime, lasciamo perdere, della Cili, non ce ne frega niente, lo sappiamo tutti. Poi cos'altro c'è qua? Ah, ecco, questo lo cercavo, un bigliettino per fare la spesa, anzi che dovevo fare la spesa, uno spray per gli occhiali e anche per tablet e cellulare o quant'altro. Qui invece, allora, qui ci sono varie taschine, vedete? Ah, ecco qua, c'è uno specchietto che non trovavo, vedete? Uno specchietto, cos'altro c'è qui? Il mio numero di telefono, che non vi farò mai vedere perché è privato. Poi un'altra taschetta, come potete ben vedere, uno specchietto, il mio numero di telefono, una taschettina che non vi farò mai vedere. Poi qua c'è cos'altro c'è qui dentro? Ah, niente, un'altra tasca, non so cosa potete, sì, si vede. Qua ci metto altre cose mie che non ho fatto ancora vedere, è meglio che non faccio vedere. Qui cos'è sta roba? Della, una schedina micro sim card che potevo evitare di perderla, proprio un euro che ci ho trovato. Ecco qua, vedete, quasi vuota. Che cosa c'è? Ah, il green pass, che è inutile che faccio vedere perché non mi serve di farvelo vedere. Comunque fidatevi, qui c'è un'altra taschina e qui c'è un'altra busta, un'altra tasca, lo voglio dire, scusate, un'altra tasca con una busta dentro, vedete? Già. Scusate se ho detto so cosa, vedete? Ma non sapevo che altri termini usare, comunque ci siamo già capiti. Allora, questo è per chiudere, sigillare la borsa quando si voglia, quando si vuole sigillare bene la borsa, non so se si vede, sì. E poi questi sono i manici, se lo volete portare a manici, con i manici a braccio, con la tracolla, se lo volete portare logicamente a tracolla. E boh ragazzi, io vi ho detto tutto, adesso non mi resta altro che riempire di nuovo la borsa e nulla. Scusate un po' per il mio impappinamento, ma ci sta, perché se non mi impappino non siamo youtuber. È vero che ci sono quelle sciolte, più spigliate di youtuber, ma io non sono sempre tranquilli, ma ogni tanto mi va di sederino, riesco a essere più spigliata, ogni tanto invece me la fa, nel senso me la fa che non ce la faccio a essere più spigliata, ma ci sta, non è che io sono stanca o che cos'altro, è che tante volte la mia testa non è sempre connessa a quello che devo dire, ma ce la sto facendo ragazze, non vi preoccupate che ce la faccio. Ragazze, è un hobby questo, per me è un hobby, anche se dovesse diventare lavoro, ma non credo, perché anche se non mi interessa, molti dicono ma sì dai che ti interessa, raga, io sto bene così, non ho bisogno, ma l'hobby mi fa piacere perché mi come si può dire, sì, condivido con un sacco di amiche i miei pareri,
il parere personale di, come dire, sì, di tante cose belle, come per dire cosmesi, trucco e altro, e altre cose, altri pareri che non sono solo il trucco. Tipo con la Steffi condividiamo di tutto e di più, non solo make up, skin care eccetera, ma anche altri tipi di argomenti, perché se no dai, che due palle, tutto il resto, come si dice, è noia se non si condivide solo il trucco o ben altro. Bene ragazze, questo era tutto e noi ci si becca a un prossimo video. Un bacio, mettete like, iscrivetevi, attivate la campanella e fatela diventare nera e condividete se vi va, e se no fate come vi pare. Ciao, buona domenica.